Salve a tutti ragazzi, finalmente ci siamo. Sarò velocissimo, scusate l'intro brutale, perché davvero sono in ritardissimo con la tabella di marcia. Quindi adesso siamo in allenamento, vediamo velocemente il combat system, come funziona, i comandi e tutto. Vi ricordo che stasera alle 21 inizieremo la storia in live, ragazzi, quindi mi raccomando, non mancate, vi aspetto più tardi. Detto ciò, iniziamo subito a vedere i tasti. Allora, abbiamo un sistema di combo molto semplice, basato anche qua sulla pressione di un solo tasto. Quindi questa qua è la nostra combo base, si fa spammando sempre il comando di attacco, quindi niente di che. Abbiamo un salto, si può anche attaccare dall'alto. Il salto, come potete vedere, ha una funzione da cancel tipo. Non è proprio un vero cancel perché non cancella effettivamente, però ci permette di fare questa roba qua e poi continuare eventualmente. C'è anche una direzione aerea. Come avete notato, c'è una barra sotto la vita che è la barra delle tecniche. A quanto pare usare questo saltino qua consuma un'attacca. Le tecniche si fanno con un altro comando apposito. Premendo questo comando, nel caso di Tanjiro, avremo questa. Se invece incliniamo la levetta e riprendiamo lo stesso comando, abbiamo una cosa diversa. Si possono mettere tranquillamente in combo in sequenza, potete vedere, senza nessun tipo di problema, anche 3 volte. Abbiamo ovviamente uno scatto verso l'avversario. E con lo stesso tasto si può anche muoversi in schivata. Nel caso di Tanjiro questa qua si può fare anche in aria, come potete vedere, quindi c'è una discreta libertà nelle combistiche, quindi ottimo. Abbiamo ovviamente anche qua una presa. Durante la parata abbiamo questo sorta di parry che penso che spinga, esatto, come potete vedere, spinge via l'avversario. Quindi, se fatto mentre ci stanno attaccando in parata, possiamo prendere spazio e provare a entrare noi. Quindi, davvero una cosa ottima. Non mi sembra consumi niente, quindi ottimo. Dopodiché, la barra che vedete sotto funziona un po' come le barre di Fighters, ragazzi. Quindi, avete questa barra che si carica fino a 3 volte. Ogni volta che la barra è full, avrete un 1, fino al massimo di 3, come potete vedere adesso. Si carica sia facendo danni che subendoli, quindi esattamente come Fighters. Una volta che è piena possiamo attivare l'impeto, questa roba, questa modalità qui che ci rende molto più veloci e ci permette anche di fare più danno nelle combo, addirittura qua spammando, come potete vedere c'è anche una finisher alla fine combo. Quindi penso sia per potenziare ulteriormente le nostre combo. Toh, ne abbiamo fatta una. A casissimo, molto carina. Durante l'impeto possiamo entrare in furore, quindi sarebbe la modalità risveglio di Naruto, mettiamola così. In questo stato facciamo molto più danno. Peccato non ho chiuso. Infine abbiamo la mossa finale, si può attivare anche qua consumando una barra. Penso che il danno dipenda dal se siamo arrabbiati o no. Quindi farla così penso faccia meno danno. Purtroppo il gioco cala un sacco di FPS. Ah no, il cazzo. Fa un fottio di danno anche adesso. Adesso facciamo la controprova. A danni massimi 6600. Proviamo a farla ad arrabbiati. Peccato per sti cali di FPS, davvero. Addirittura di meno. Quindi, ricapitolando, attivando l'impeto consumiamo una barra. Se attiviamo il furore consumiamo un'altra barra. E poi la terza barra è per la tecnica finale. Diciamo che questo sarebbe il nostro goal finale. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Eccola qua. Possiamo combare direttamente le mosse finali nella combo, quindi questo è perfetto. Adesso questa è stata puramente improvvisata, ragazzi. Ho già visto che si possono fare Todd anche qui, quindi Ale ci sarà da sbizzarrirsi. Comunque, questo è il funzionamento della barra, sostanzialmente. Abbiamo anche un comando per chiamare appunto il supporto con cui estendere le combo. Una cosa importante, vicino al contatore dei colpi, vedete che c'è una barra che si... Eccola là. Adesso è gialla, ok? Praticamente quella roba lì è
quanto possiamo combare prima che l'avversario venga sbalzato via. Ed è una cosa strautile da vedere. Quindi se noi partiamo con, per esempio, una tecnica, rimane giallo, ok. Alcuni personaggi, in base a... Proviamo un attacco pesante, se riesco a farlo. Non riesco a farlo. L'attacco pesante l'ha fatto proprio difficile, ragazzi. Eccolo qua. Come vedete, adesso è rossa. Vuol dire che abbiamo meno tempo per combare da quel colpo lì. Partendo con un attacco normale, è gialla, quindi sarà meglio come tempo di combo. C'è anche la combo lunga che è verde. Adesso non so in base a cosa parte quella roba lì, però per esempio Tanjiro non mi sembra che abbia opzioni per farla partire verde. Neanche dal supporto. Supporta due tacche, come si può vedere. Non so ancora bene come funzionano, ragazzi, però si può combattere tranquillamente, come potete vedere. Stando fermi, inoltre, si ricarichiamo velocemente la barra delle tecniche, quindi non c'è bisogno di un tasto per ricaricare. Inoltre, Tanjiro ha un'ulteriore abilità mentre para. Penso che siamo invincibili in quel frangente lì, perché come potete vedere diventiamo bianchi, quindi ottimo come counter, davvero fortissima sta cosa qua. La combo si può fare da lì, è rossa però. Un po' se riusciamo. Non so neanche come. Comunque, sì, potenzialmente si può combattere, magari con un altro support. Ragazzi, come combo improvvisata non c'è male. Volevo provare a fare John a Todd perché ho visto che non sono particolarmente difficili. Però pare sia un po' più complicato, ci bisogna un po' più di studio dietro. Perfetto, ragazzi. Allora, direi che grosso modo abbiamo visto tutto. Ovviamente, man mano che giocherò scopriremo nuove cose. Non so ancora se ci farò dei tutorial al riguardo. Non credo, è abbastanza banale come sistema di combattimento. Però ci sono possibilità di combo davvero interessanti con i supporti, eccetera. Io vi rimando a stasera, o meglio a tra pochissimo, per iniziare la storia insieme. Ragazzi, sono davvero molto entusiasta di iniziare questo gioco finalmente, lo aspettavo davvero tanto da quando l'hanno annunciato. E finalmente ci abbiamo messo le mani sopra. Perciò non vedo l'ora di continuare con voi stasera. Ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao ciao!